Indovinate dove vi sto portando? Là. Si vede? Non lo so. Ora ci avviciniamo. È il frutto del cacao, dell'albero di cacao. E dentro ci sono i semi. E dentro ci sono i semi, che stanno di qua. Facciamo vedere la foto. Ah, sì. Questi sono i tre paesi. Quattro. I quattro paesi da cui arrivano i semi del cacao. Un po' di storia. Qui vabbè. Di accenni storici fondamentalmente. Ecco, la parte interessante secondo me è qui, perché la Perugina nasce nel 1907 come azienda di confetti, poi nel 1911 iniziano invece a fare i cioccolatini, giusto? Dico sì. Bene? Ho detto chi erano i due fondatori? Due dei quattro importanti? Due dei quattro sono i Barilla. Ma che cazzo stai a dire? I Buitoni, la bocca vera, c'è là. Uguale. La famiglia Buitoni e la famiglia Spagnoli. Nella persona di? Luisa Spagnoli proprio. Quella dei vestiti. Che oltre ad aprire il suo atelier di moda di vestiti, seguiva in realtà insieme al marito la produzione della Perugina, dell'azienda Perugina. Nestlé. È stata acquisita dalla Nestlé, però i baci Perugina e le Rossane vengono fatte qui a Perugia. In tutto il mondo è l'unico. Tutta la produzione che copre tutto il commercio mondiale dei baci Perugina e delle caramelle Rossana viene tutta lavorata qui nello stabilimento del bacio Perugina a Perugia. Frazione San Sisto, questa località San Sisto. Adesso tu farai la storia del bacio. Allora, qui c'è scritto che la figura della coppia che si bacia in realtà è proprio tratta dall'opera artistica Il Bacio. Il quadro di Yeats. Il quadro di Yeats. Esatto. E i bigliettini con le frasi. Cartiglio. Bigliettini con le frasi d'amore, che noi chiamiamo bigliettini con le frasi d'amore, in realtà si chiamano cartigli, sono stati inseriti e c'è una doppia storia. C'è la versione più realistica e la versione romantica. Io guardo Flavio per le conferme. La versione realistica dice che praticamente il cartiglio è stato inventato da Federico Seneca, che all'epoca era l'art director della Perugina dagli anni 20 fino alla fine degli anni 30. E questa è la versione, quella più storica. La versione invece più romantica sostiene che ci fosse una relazione d'amore extraconiugale tra Luisa Spagnoli e i Buitoni. E uno dei Giovanni Buitoni. Era che Giovanni? Giovanni, mi ricordo Giovanni Buitoni. Giovanni Buitoni, per sbagliarmi, un Buitoni, e praticamente questi si mettevano i bigliettini d'amore nei cioccolatini e poi si passavano i cioccolatini per scambiarsi i messaggi d'amore. E da lì sarebbe nato l'idea del cartiglio. Sì, ma spiega la storia del bacio. Non te la ricordi? Allora, praticamente la storia del bacio è questa. Luisa Spagnoli un giorno viene in fabbrica e si rende conto che gli scarti della produzione di cioccolatini della Perugina erano esagerati e c'era troppo materiale che andava perso e quindi era una perdita economica vera e propria, e decide di mettere insieme questi scarti con uno strato sotto di gianduglia, giusto? Perché è gianduglia,
granella di nocciola sopra. No, sopra una nocciola intera. Sopra una nocciola intera. E poi ricoperti e di fondente. Ricoperto di cioccolato fondente. Questo era un modo per riutilizzare gli scarti. Lei così in realtà aveva inventato il vero e proprio cioccolatino che noi chiamiamo bacio. Però la Luisa Spagnoli m'ha toppato perché lei praticamente le aveva dato la forma di un pugno e aveva chiamato questi cioccolatini i cazzotti, che però come termine economicamente non acchiappava, non tirava, perché non si può associare un termine così violento a un cioccolatino, a una cosa dolce. E quindi poi ci fu un consiglio d'amministrazione, ma tutta una scena, una cosa così, e fu deciso di cambiare il nome del cioccolatino da cazzotti a baci. Il bacio perugina. Qui ci sono un po' di pubblicità vecchissime, cioè questa mappa là. E poi praticamente ci hanno fatto fare prima tutta una spiegazione con una guida, ci hanno fatto vedere un filmato e poi ci hanno portato con delle sopraelevate proprio all'interno della fabbrica. La fabbrica è enorme perché copre più di 9.000 metri quadri. 90.000 metri quadri. Mi pare di aver capito 90.000. Io ho capito 9.000. No, 9.000 è un po' pochino. Troppo poco. 90.000 metri quadri di superficie. E una parte di questa noi l'abbiamo visitata dall'alto tramite delle passerelle sopraelevate e siamo passati sopra un po' di linee. In questo periodo alcune linee in realtà sono chiuse, quindi abbiamo soltanto visto la linea di produzione del bacio, quello fondente. No, non ce l'abbiamo noi. No, non ce l'abbiamo, è vero? No. Era quello azzurro. Ma se è quello fondente. No, noi abbiamo visto quello azzurro. Non è quello no, è quello al latte. Non è quello che ho preso io. Perché allora ci hanno fatto fare anche una degustazione. Ah, beh, certo. E ci siamo portati via questi. E ci siamo portati via, attenzione, aspettate, due di questi. Questo qua è l'ultimissimo. Ovetto Dark. Ovetto, si chiama Ovetto Dark, perché è cioccolato fondente. Quello al 30. Al 30%? Sì. Ok, questo invece è il classico bacio perugina. Guarda un po' i cartigli anni 30. Aspetta, leggi qua. Bacio di bocca spesso cuor non tocca. La primavera ricca di fiori e la gioventù di baci. Non è che il primo bacio che costa. Un bacio senza barba è una zuppa senza sale. Che bravo. Ogni bacio torna volentieri ove è stato preso. Ogni grande amore comincia e finisce con un bacio. Il bacio è la suprema carezza che trasporta, inebria, affascina, solleva, rapisce nel paradiso degli incanti. Basta. Anni 30. Mm-hmm. Sì. E attenzione, c'è il baciume. Questa qua è la riproduzione del bacione da record che è stato prodotto nel 2003 in occasione dell'Euro Chocolate del 2003. In pratica per farlo ci sono voluti più di 100 giorni di lavoro, di 3 mesi di lavoro, e quindi sì, siamo su 100 giorni. In pratica la guida ci ha raccontato che arrotondando hanno arrotondato a circa 1.000 ore di lavoro per fare un bacio enorme di queste dimensioni, che è stato esposto per 10 giorni appunto all'edizione 2003 dell'Euro Chocolate, e l'ultimo giorno dell'edizione hanno preso le misure, lo hanno dichiarato il bacio più grande mai prodotto, quindi è da Guinness dei privati. Il cioccolatino più grande mai. Più grande mai prodotto, quindi ha vinto il Guinness dei privati. Dopodiché Guinness dei? Dei primati. Ah, pensavo dei privati. E può essere che ho detto privati.
Dopodiché è stato fatto in miliardi di miliardi di miliardi di pezzi e sono stati regalati a tutti gli avventori della fiera. Quanto pesava? 6 tonnellate? 5.980 kg. Ok. E queste 6 tonnellate del cioccolatino più grande del mondo sono state mangiate in 4 ore. Da tutti gli avventori. Da tutti gli avventori gratis. Della fiera, gratis, è stato regalato dalla perugina. Andiamo lontano il bacione. Voilà. Questa va bene per l'anteprima. Buongiorno, allora siamo arrivati al 2 giugno mattina. 2 giugno, quindi che giorno è? Giovedì? Sì. Oggi è giovedì. E niente, il tempo non ci assiste proprio. Una schifezza. Per cui niente, noi ci rimettiamo in autostrada per rientrare a Roma a questo punto, perché poi oltre a piovere fa anche freddino. 15 gradi. Quanto? 15 gradi. E quindi niente, noi chiudiamo qui il vlog, speriamo che vi sia piaciuto il video. Ci vediamo al prossimo? Yeah. È contrariato, non si sente bene. Sì, sì. C'ho il collo bloccato e c'ho un po' d'acidità di stomaco. Collo bloccato, acidità di stomaco. Diciamocelo, sì. Non ci abbiamo più l'età. Ma pare chissà che abbiamo fatto. No, infatti, ci siamo rilassati, noi ci siamo rilassati tantissimo in realtà. Avevamo proprio bisogno di staccare un po' da Roma, avevamo bisogno di fare i turisti senza orologio, girare senza avere problemi di orari organizzativi. Passati 2 giorni proprio a passeggiare per Spoleto, per Perugia, in piena tranquillità, in piena rilassatezza, ci ha servito veramente per ricaricarci un pochettino le batterie. Oggi sarebbe stato bello andare a Foligno, ci hanno consigliato di andare a Narni, però con questo tempo poi fa un po' freddino, allora avendo tante cose da fare a Roma mi sa che rientriamo a Roma. Niente, chiudiamo qui il vlog. Aspettate. C'è questa farmacia, ma questa è chiusa, però qui me ne indica un'altra. Questa farmacia è chiusa. Però qui me ne sta indicando un'altra. Va bene, io chiudo perché siamo alla ricerca di una farmacia. Ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao! No, ma c'è un problema. Ah, ma no. Che strada ci fa fare? Cioè, ci stiamo perdendo col navigatore? Oh, Google Maps. Gli uccellini, non uccidere gli uccellini! Ma non uccido gli uccellini. Allora scusate, io lo so che avevamo già chiuso il vlog diverso tempo fa, un'oretta fa circa. Però ditemi la vostra, io dico che Flavio ha una bella voce. Allora, stavamo sentendo, che radio è questa? Radio 24, è passata la pubblicità di The Voice Anatomy, che è una trasmissione radiofonica condotta da Pino Insegno sul mondo del doppiaggio. In questa pubblicità, tra le altre cose, Pino Insegno ha detto: ma lasciateci un messaggio vocale al numero paravan paravan paravan, magari uno di voi potrebbe essere una nuova voce della radio. Potreste trovare spazio in uno dei nostri mondi. Io ho detto a Flavio: lascia un messaggio perché hai una voce bellissima. Oh, ci credete? Non mi crede? Glielo dite anche voi per piacere che c'ha una bella voce. Pure c'ha una bella voce. Io te l'ho sempre detta questa cosa. Ha una bella voce. Ridimmelo. Che ha una bella voce. Che hai una bella voce. Non lo so, perché me l'hai detto solo te fino adesso, per cui... Non è vero, prima cosa. C'hai una bella voce anche al telefono tu. Chi l'ha detto? Dai, ai tempi dell'RBS. Sì, vabbè. Sì, vabbè che te lo dicevano se no. Al telefono te lo dicevano se no. Qualcuno me l'ha detto, sì, però... Il mondo del doppiaggio non è soltanto avere una bella voce, cioè avere una bella voce è una delle 20 cose che ci devi avere. Ok. Vogliamo parlare con Fabrizio?
Fabrizio sarebbe un nostro amico doppiatore. Per chi di voi è curioso, Fabrizio ha doppiato. Ha doppiato, per chi ha visto Daredevil, la serie su Netflix, doppiava il poliziotto corrotto, quello bianco. Ecco, per dirne una. Non è un doppiatore famoso, No, non è un doppiatore famoso, però insomma si sta facendo strada, per carità. Poi, nel mondo del doppiaggio, anche lì ci sono un po' di... così. Vabbè, comunque sia, io dico che dovrebbe mandare il messaggio audio alla trasmissione di Piero Insegno, perché secondo me Flavio ha una bellissima voce. Lui si butta giù e dice che non è vero. Ma non è perché chissà che voglio fare, perché secondo me non è questa voce così bella. Cioè, è una voce normale, secondo me. Però ci faremo dire. Diteci!